Matteo Scapinto, Maso Grotto, Pier Raffaele Catena e Luca Trevisan sono quattro vicentini di Schio e Monteviale che hanno messo in piedi una startup innovativa che si chiama Copira e che insomma parla di tutto quello che cerca di tutelare, anzi tutto quello che è il mondo del copyright sulla rete. Matteo, allora raccontiamo di questo progetto Copira, un progetto innovativo molto particolare nato nel Vicentino. Copira è una startup legal tech specializzata nella protezione della proprietà intellettuale e della privacy su internet. Attualmente stiamo lavorando su un software as a service, quindi un software sul web dedicato alle investigazioni su internet e che presto rilasceremo sul mercato e sarà dedicato a realtà di qualsiasi dimensione. Copira si compone di un set di tre funzionalità principali: detection, forensics e takedown. Uso dei nomi inglesi perché ci rivolgiamo a un mercato globale. Adesso spiego le funzionalità. Detection è la funzionalità di individuazione dove un crawler, un software sviluppato da noi, cerca le violazioni all'interno di un database di siti web proprietario e violazioni che vengono poi validate secondo delle logiche di machine learning, quindi di intelligenza artificiale, e infine passano al vaglio di un analista professionista. La funzionalità di forensics racchiude gli strumenti per l'acquisizione forense della prova digitale, ovvero il salvataggio della pagina web dove avviene la violazione, in modo da cristallizzarla, farla diventare una prova legale, producibile in giudizio e non ripudiabile. Questo è utile nel caso in cui il cliente voglia intraprendere un'azione legale. Infine, la funzionalità di takedown consiste nell'invio automatico delle diffide di rimozione a tutti i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di ottenere la cessazione dell'abuso ed eventualmente il risarcimento del danno. Alla fine di questo processo di investigazione, al cliente forniamo un report molto dettagliato su tutta l'attività svolta, in modo da dare una panoramica sul fenomeno e quindi studiare le eventuali strategie di contrasto. Insomma, si parla di tematiche assolutamente attuali, perché insomma chi non naviga sulla rete oggi e chi magari non è soggetto a queste cose oggi, in particolare le imprese in primis. Ma chi siete voi? Chi c'è dietro il progetto Copira? Abbiamo capito che ci sono quattro vicentini, ma in realtà voi siete in 10. Raccontami un po' come è nato questo progetto, come vi è venuta questa idea. Copira ha le sue radici ancora parecchi anni fa, quando nel 2007 io e Tommaso, che attualmente è amministratore di Copira, abbiamo iniziato ad affrontare tematiche come il branding o reputazione online fondando una nostra web agency. Questo ci ha permesso di fare le prime esperienze professionali e imprenditoriali. Poi, negli anni successivi, il desiderio di creare un prodotto che fosse completamente nostro e quindi non commissionato da clienti si faceva via via sempre più forte. E in quegli stessi anni stava nascendo qui in Italia il mondo delle startup, quindi ci siamo affacciati a questo mondo, siamo entrati in contatto con praticamente tutti i principali incubatori e acceleratori di impresa che stavano nascendo. Poi da una chiacchierata tra coinquilini universitari a Bologna è nata Copira, che presto si è trasformata in vera e propria idea di impresa ed è stata premiata nel 2014 e successivamente si è costituita come azienda grazie a Working Capital, che è il programma di accelerazione di TIM. Siamo partiti in 5 soci fondatori. Ognuno di noi ha dovuto rinunciare a qualcosa, chi il percorso di studi, chi ha un posto fisso, un lavoro sicuro, pur di perseguire il nostro progetto. Attualmente siamo in 10. E devo dire che una delle soddisfazioni più grandi, almeno per quanto mi riguarda, è stata l'assumere i primi dipendenti, quindi la consapevolezza di aver creato un business sostenibile e di aver creato dei posti di lavoro, soprattutto in questo periodo. Dicevo, siamo in 10 persone con delle competenze molto trasversali, andiamo a coprire praticamente tutte le aree necessarie, dallo sviluppo tecnologico agli aspetti economici e di business, fino a quelli di marketing e legali. Io ad esempio sono responsabile marketing, mi occupo di branding, grafica e sviluppo delle interfacce. E tra l'altro c'è un asse tra Vicenza, dove c'è la sede legale, diciamo così, di Copira, e la sede operativa che invece è in Emilia Romagna, a Bologna.
Esattamente, sì, come dicevo prima, siamo stati selezionati nel 2014 da Working Capital Bologna, che ci offre uno spazio di co-working molto dinamico che rappresenta la nostra sede operativa dove svolgiamo la nostra attività. Che cosa significa essere una startup innovativa oggi in un paese come l'Italia e in particolare nel nord Italia, quindi tra il Veneto e l'Emilia Romagna? Questa è una domanda particolare, nel senso che tante volte evitiamo di definirci startup, ma ci definiamo normalmente azienda. Startup viene definita quella fase di passaggio da idea a piccola impresa, a azienda, spesso formata da ragazzi giovani e con un obiettivo di ottenere velocemente degli investimenti, espandere il business e poi vendere questa azienda. Non è esattamente il percorso che stiamo intraprendendo noi. Diciamo che alla base c'è un bisogno condiviso da gran parte dei giovani e non solo, che nasce da una parte, credo, per un bisogno di affermazione e dall'altra per le dinamiche sempre più instabili del mercato. E questo bisogno è quello di, questa ambizione piuttosto, quella di creare un'attività propria, una propria azienda. Diciamo che il fenomeno delle startup ha una forte promozione di storie di successo che raccontano, che parlano di progetti che nascono da un'idea e sembra sia sufficiente creare un'app rivoluzionaria per diventare in poco tempo leader di quel mercato e iniziare a macinare milioni. Purtroppo questo non è vero, le storie di successo ci sono, ma sono una percentuale molto ridotta sul panorama globale. E a portare avanti questa promozione sono quegli enti, quei soggetti che fanno business sul business delle startup. Secondo me questa è l'area più grigia, più borderline dell'intero fenomeno.